Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a prima giornata del nuovo ciclo dei martedì in compagna. Mi sono qui che faccio due cose: intanto metto il telefonino silenzioso e questo potrebbe essere un consiglio per tanti che poi magari sono proprio te, perché poi quella volta lì e questa è l'occasione, non fa se lo fa se no. E l'altra per dire l'orario ufficiale, siamo stessi in ritardo, l'orario ufficiale della compagna è quello su me, telefonino 17.07, perché gli altri cominciamo così, questi 5 minuti, 2-3 minuti dopo 5 e bisogna cominciare. Allora cominciamo e stavolta qui cominciamo per la prima incontro che fermo, questi incontri che comincia OA, quindi comincia solitamente l'ultimo martedì di settembre e andiamo avanti fino all'ultimo martedì di giugno. Quindi insomma solitamente in ciclo di 32-33 settimane dove abbiamo questi incontri tutti i martedì chi a 5. Mi sono contento di vedere perché secondo me siamo tanti, sebbene anche oggi è una giornata particolare, perché anche oggi è una giornata che non va i mesi e allora insomma ogni giorno si dovrà in qualche modo arrangiare. Invece il fatto che siamo tanti vuol dire che a tanti ne fa piacere di essere qui. Devo dire quindi che tenendo presente che facendo i nostri incontri chi a 5 insomma per venire chi ha fa, perché tanti magari non riescono a venire, sono contento di vedere che abbiamo la nostra vicepresidente Maria Viez, che stavolta chi, ma solo questa volta. Questa volta chi, ma solo questa volta a tace, che è un evento, cioè, è un evento, e altre volte però, e altre volte. A se ne va via. Ma le altre volte poi qualcosa parla, perché insomma una delle cose che hanno in compagnia è quella di parlare senese, mi parlo senese tutte le volte che presento, mi parlo senese tutte le volte che posso come Maria, come tanti altri, però che in compagnia servo di parlare rigorosamente in senese e a Maria quando fa i suoi interventi in senese e è un modo insomma per cercare di parlare, di tenerlo vivo, di interessare tutti a continuare a parlare questa nostra bella lingua. Poi abbiamo il nostro gran cancelliere Maurizio Dacà e quindi anche lui del consolato. Poi chi mi ascolta? Cipri, chi te sai della Namibia? Poi chi vedo nel... vedo Alfredo Remedi, nostro console. Che è sempre poi abbiamo Gianni Mazzarello che è una delle anime portanti da compagna, Aldo Repetto, abbiamo Aldo Repetto che vedo laggiù che è il nostro capo redattore del bollettino, quindi finalmente abbiamo una persona che con competenza, perché la travaggio tanto tempo in tutti i giornali, con competenza quindi può fare questo travaggio, aiutato, e la voglio ricordare perché è sempre un'anima importante, aiutato da Elena Poncilioni. Ovviamente che Moancun, sempre restando tra i consoli, Marcella Rossi Patrone, che è quella che ha messo. Questi bellissimi martedì, perché i martedì sai ormai una trentina d'anni, forse anche le 40 anni che i martedì vanno avanti, i martedì è affetti, io me li ricordo quando mi sono entrato in compagnia, hanno fatto dall'indimenticabile Santo Patrone, e adesso abbiamo sua figlia Andrea, con le mamme, e quello che cerchiamo di fare ora le continua a dare quell'utaggio che l'aveva detto il santo patrono a lui, quindi che ha la lettura di poesie, qualcosa in senese, poi che ha conferenze agli altri, già da un bel po' di anni che cerchiamo di continuare questa tradizione che è quella bella,
una tradizione bella. Patrone, io lo ricordo per chi non l'ha conosciuto, era oltre a essere bravo poeta, un raffinato scrittore di poesie genovese, me le leggeva, e non solo, anzi, e se le leggeva poche volte. Era assolutamente un lettore di poesie stupendo. Devo dire a te, confrontabile con Maria, che pure è bravissima. No, voi vasunze una cosa. Voi vasunze una cosa anche Patrun. Patrun, oltre a avere queste belle qualità, a parte che è una persona colta, dotta, eccetera, tu, lei è un signore. Signore proprio detretto, d'animo, le cose. Perché se ci, non le ordinato te fa signore, un'aveva proprio stata o le ha proprio in signore e lo che niente de ci signore che ha signori antisenesi di udigua. Mia mio Gio, spero di non essere mai ricordato di sci, perché ho uscito lasciare per ultimo invece il nostro revisore dei conti, il dottor Capogna Fortunato, che ci ha voluto onorare della sua presenza, e devo dire, ormai sono un po' di anni che ha superato il 100. E quindi grandi complimenti, e credo che tutti saluteremo che tu te puoi arrivare te cuscito con la ribolle, perché è arrivato in maniera assolutamente lucida, eccellente, quindi con una qualità della sua vita che credo che sia assolutamente importante. 105. Sento quanti su? 105? 104. E quindi la sua storia, che veniva fino al primo canale a fare l'intervista che ogni tanto va in onda, c'è il primo canale, non so se l'hai vista, che è stata un'intervista interessante dove lei racconta un po' la storia della sua vita, che è in moltissimi aspetti interessante, perché ha avuto anche una vita particolare con un certo interesse. Va bene, mi pare aver detto tutte queste cose qui. Devo dire che anche gli altri in compagnia cerchiamo di organizzare qualcosa, dovevo partire di incontri anche un venerdì, magari non tutti i venerdì, ma magari non tutti i venerdì, ma ogni tanto fa questi incontri ai vigne, quindi vicino alla nostra sede, che siamo già alla Posta Vecchia, magari fa tracciassa la Posta Vecchia e quindi come hanno offerto, ma hanno offerto la chiusura del ciclo che con i soci e simpatizzanti se siamo visti, con i canterini senesi se siamo visti ai vigne. Quindi qualcosa, poi che potrebbe essere qualche altra attività, anche perché levò l'aspetto di difesa lusenese, di tradizione, della nostra storia, eccetera, eccetera, siamo anche un'associazione di volontariato e quindi che poi hanno messo anche le attività sociali, e quindi se qualche socio le interessò o propone qualche cosa, e però lo voglio dire chiaramente, a farla, non è che siamo qui, che siamo sempre i soliti tre, che uno dice mica vieva quella e fa questa cosa qui e sono disponibile a farla, ben venga, ne parliamo, e se è una cosa normale, come se sono le cose normali quelle che si fanno, deve servire che dico di sì, deve però essere disposto ad avere l'idea di cosa fa e farla, questo è importante, non fermo e fe, non fa neanche te se ti chiede, è una cosa importante. Ora ve leso gli aregordi, questi appuntamenti che ne attendiamo tutti i martedì, appuntamenti da chi a settimana a un martedì chi viene, se qualche di uno interessò, poi questi sono appesi là, miei dico così un po' velocemente, se poi io non vedo già se ne nota, perché ho sentito qualcosa che magari mi interessa, o vedo già se ne nota. Domani riprendono gli incontri dell'associazione Alba Letteraria presso la sala Genova della biblioteca Lercaria, Villa Imperiale San Fruttuoso.
alle 3:30 di pomeriggio, visita guidata a Villa Imperiale a cura della dottoressa Anna Bruna, ingresso libero. Iare Gordi, che sostanzialmente fa la nostra Marcella Rossi Patrone, a stare attenta a suggerire quelle che sono ingresso libero, perché agli altri questa cosa che agli altri zanelli, insomma, a me piace un po' di più che quelli a pagamento, eh? Quindi possibilmente gli appuntamenti sono ingresso libero. Poi vi ho rinfresco dopo. Se che ho rinfresco dopo, quella lì ha detto, è via tua. E allora, giovedì 29 alle ore 17, bentornata a Porta Pila. Questa è una manifestazione dove partecipa anche la compagna. E Saieva, l'idea delle va a Porta Pila del Duvalè. Porta Pila è importante anche perché a Madonina è nata a Porta Pila, è la Madonna Regina di Genova, quindi all'insegno nostro, che ne ricorda con 1637 quando è stata la proclamazione, ma ho alle missa del re a Brignole e del re a Porta che nasca, nasca in anno. A Porta, la porta senti che passi su. Allora l'idea saieva delle valle di lì e mettila in faccia a Brignole, di modo che se che fosse passare su. Solo che questa porta qui alle Zastetta spusta due volte e allora bisogna stare un po' attenti perché è pria e panna in castro in antelatra, quindi che è pria che metta quella addosso a base e poi e questo sono tutti sforzi in ceprie che magari sono lì non tanto perché sono vecchie ma perché sono state sottoposte alle intemperie, agli agenti chimici del traffico eccetera eccetera e allora bisogna fare un po' una valutazione però pacchi o comunque se già d'accordo, pacchi se già d'accordo, tante le becche a questa riunione qui, che sai anche un sindaco di Sena e ci saranno poi i presidenti dell'associazione promotrici, quindi che sai anche mia di due parole. Per fortuna che ce l'abbiamo, voglio ricordare qua semplicemente per curiosità che quando si parlava di spostare Porta Pila, a un certo momento che ha due partiti, quelli che volevano demolirla e quella che volevano spostarla. Ha vinto il partito che volevano spostarla. Quelli che tra quelli che poi vanno demolirla c'era Gandolin, il famoso, che aveva coniato un modo di dire che faccia ridere, che faccia rodere, questo è un rudere da radere. Perché ho le appunto, per fortuna non sono andati a prova a questa sagacia di Gandolin che però ne ha lasciato così, invece che le manco e magari poi deviare la ova e restituire alla porta la dignità di porta. Venerdì 30, passato, sì. Passato. Presso la parrocchia della Santissima Annunziata a Piedemonte di Serra Ricco c'è un concerto della cappella musicale della cattedrale di San Lorenzo e dell'organista Luca Ferrari. In tale occasione sarà possibile ascoltare brani per organo solo sul pregevole organo Mascioni del 1911 recentemente restaurato. Quindi chi siamo alla parrocchia dell'Annunziata a Piedemonte di Serra Ricco, eh? Alle ore 21 di venerdì 30. Sabato primo c'è l'inaugurazione della Fiera del Mare, un'occasione per tutti gli altri sedenti, gli altri compagni siamo contenti perché hai un'occasione un besene, tutto quello che fa, va avanti e benefetto può ben desena, gli altri siamo d'accordo. Vedo anche però di che sabato primo alle ore 21:15, dimmi un po' dove capirò. La Fiera del Mare si può nautico. Sì, no, non ho detto nautico, ho detto Fiera del Mare, c'è il 51esimo Salone Nautico Internazionale a Feadumà. Alla parrocchia di San Rocco a Recco, non è in gioco delle parole, la parrocchia di San Rocco a Recco, sabato 1 ottobre alle ore 21, ingresso liberi, Marzari, una bugia sempre viva. Che sai a me, che sai a Maria, che sai all'amico Capero, e insomma. Parleremo di Marzari e quindi se qualcuno vuol partecipare a Recco, parrocchia di San Rocco, sabato 1 dicembre alle ore 21 dicembre, sabato è ora, sabato 1 ottobre, sono chi parli dopo, se vuoi che vedete, ci sarà un'eventuale replica ma ve lo diremo il 1 dicembre. Sabato unico e domenica 2 al Marina Genova Aeroporto, sapori d'autunno, mostra mercato alla riscoperta dei sapori, profumi, colori autunnali, orario dalle 10 alle 20. L'ingresso alla manifestazione e aggiunge sagacemente Marcella,
il parcheggio sono gratuiti. Gratuiti, perché anche il parcheggio, dice, vado là e parcheggio, va bene. Domenica 2 ottobre a Rossiglione c'è una giornata dedicata alla Sala della Castagna, per questo chi c'è o meno un tempo, e lunedì 3 ottobre dalle 9 alle 12 nella Banca d'Italia via Dante, tavola rotonda, il diritto di apprendere lungo tutto l'arco della vita, una nuova università per comprendere il nostro universo, a cura del centro universitario di Hauser Genova. E poi siamo chi? Un martedì che viene, quindi martedì 4 ottobre, un cabarettista genovese, come un cabarettista genovese racconta i genovesi. E abbiamo l'amico Roby Carletta che vi accompagna, è più volte disponibile. Va bene, allora se vedete martedì che viene, chi le interessò a questi appuntamenti, o che questo fece chi, o a me lì da porta a Alesia a pigiama e nota di quello che vi interessa. Bene. Allora, mi ho finito di parlare, fa questo incontro, vi ho detto un po' di cose, vi ho detto i prossimi appuntamenti e ho da la parola al nostro ospite che ci apre la... Vuoi dire qualcosa? Aspetta, sì, un saluto, va bene, un saluto dal gran cancelliere. Però aspetta che chi... Arrivo. Non ho paura. Ti ingrascio, Maurizio. L'estate, ce n'è per tutti. Buonasera a tutti, buonasera, grazie per essere venuta qui e per aprire i nostri martedì. Siamo molto lieti che inizia questa nuova serie. La Marcella ha avuto una nuova e bellissima idea, come ha detto, come, perché, ho un modo nuovo di vedere i martedì, che si innesta sulla nostra solita tradizione. La compagna ha sempre più appuntamenti. Se andiamo a leggere poi il prossimo bollettino che arriverà, continueranno gli appelli, perché cerchiamo di fare sempre più cose, ma cerchiamo soci, e vedrete che anche lì, invitato Sodalizio, cercheremo di fare qualcosa di più, ma chiediamo partecipazione. La partecipazione è quella che oggi è cresciuta moltissimo, siamo contentissimi, i numeri ci hanno dato tanto ragione in questi 4 anni che siamo stati. Il prossimo anno ci saranno le lezioni, stiamo terminando tante cose e lezioni della compagna. Sì, sì, certo. Il rinnovo delle cariche sociali. Abbiamo un nuovo programma che staremo per fare, sarà il regolamento, quindi dovremo fare delle riunioni importanti, qui i soci anche sono invitati, perché dovremo farlo poi approvare da un Parlamento straordinario, quindi entro l'anno. Quindi questo qui era la cosa che mi premeva in questa prima riunione, di ricordare, perché i nostri appuntamenti sono tanti, tante sono le cose da fare e i nostri ospiti sono sempre più variegati e importanti. Gli appuntamenti poi classici che ci sono nostri saranno a cominciare dal 12 ottobre, dove qualcosa cambierà nella formula, perché fino ad oggi abbiamo sempre deposto soltanto una corona e mai parlato. Questa volta cambieremo, inizieremo un po' a parlare, a raccontare qualcosa di Colombo. Quindi anche le cose col tempo stanno modificandosi e vediamo che c'è partecipazione. Grazie, non vi lascio e non ti dico di più, grazie alla Maria. Questa sua partecipazione è sempre straordinaria a questi martedì, che oggi ha avuto più che una volta gli applausi, ma se li merita. La Cercati come grande donna di attrice di palcoscenico. Basta, come licenza. E lascio la parola al nostro ospite, che ringrazio ancora. Solitamente gli altri pensiamo darvi il nostro ciclo chiamando l'amministratore, nel modo che ne posso contare, posso fare per la nostra città, per la nostra provincia o per la nostra regione. E mo' qui tanti amministratori che sono venuti qui e stavolta qui ne parciù bello, puoi invitare la professoressa Anna Dagnino, assessore alla cultura e al turismo della provincia di Genova. Mi devo dirlo sempre, lo dico 5 volte pubblicamente, la provincia è sempre stata niente che dimostrò una particolare sensibilità nei confronti della nostra tradizione, della nostra lingua, eccetera. Ancora l'ultima volta che abbiamo detto i premi in compagna, il presidente Repetto l'ha detto: miei, se gli altri che hai bisogno, che hai delle idee, che qualche cosa che mi posso fare, mi se posso, quelle idee sono disponibili.
e questo io l'ho sempre riconosciuto pubblicamente perché è una cosa importante. Devo dire che quando l'ho contattato, lo domandò questa volta chi viene qualcosa di quello che fa, perché sono due deleghe veramente importanti, quella da cultura ma anche quella del turismo, perché gli altri che abbiamo tutti un'entroterra cugati i problemi che deve essere in qualche modo rilanciato. Però la professoressa Dagnino è una stimatissima storica dell'arte, e ve dico sa perché glielo ha detto. La vediamo una volta chi, poi se decidiamo, la mettiamo d'accordo con Marcella per poi decidere a Deta, però la vediamo chi ne parliamo proprio di questa sua materia, perché è una grande appassionata, una grande studiosa, e sicuro, ed è seguito a dimostrare qualche cosa che sia di interesse. Questa volta chi ci parlerà invece della sua attività istituzionale, e quindi che lascia la parola. Grazie a te. Buonasera a tutti. Posso anche parlare senese, però sono un po' in timoria da queste presenze così autorevoli. Ma non picchiamo nessuno. Perché io parlo, ma spesso fa saltato su dall'italiano senese. E allora non vorrei fa qualche errore. No, mi fa piacere, mi parlo senese normalmente, perciò mi fa piacere parlare senese, anzi, mi piace proprio, e è importante mantenere queste nostre tradizioni. E, va bene, Bambi l'ha già detto, c'è una promessa, perché, mi faceva piacere essere qua con voi, nel senso che... la vostra associazione, io ho seguito sempre la storia della vostra associazione proprio perché per mestiere mi sono per tutta la vita occupata della storia dell'arte genovese, e allora naturalmente i programmi, l'attività della vostra associazione l'ho sempre seguita. Credevo che mi chiedesse un intervento o sulla Genova medievale, che è, come dire, mia materia, o su altre cose che avevo studiato come la Madonna Regina di Genova, per esempio. E invece mi ha chiesto un intervento istituzionale, diciamo, e così faccio. Naturalmente, prima di tutto, appunto, i saluti del Presidente del Repetto e della Giunta. Come sapete, le province in Italia stanno vivendo un momento, un po' agitato, nel senso che in realtà c'è stato un provvedimento di legge che porterà prima o poi, non si sa quando, all'eliminazione della provincia. Non so quando, perché poi in Italia questi processi sono sempre lunghi. Certamente in questi ultimi mesi da tutte le parti si diceva che bisogna eliminare le province, perché da lì deriverà un grande risparmio, perché sono enti inutili, enti costosi, e vabbè, sull'inutilità non lo so, io credo che basta andare in giro per il territorio e chiedere ai piccoli comuni, all'entroterra, qual è il ruolo dell'ente provincia sul costoso. Davvero costiamo proprio poco, ma comunque. Saranno gli stipendi che vi danno, che sono proprio normalissimi, non sono come quelli dei parlamentari. Sono proprio normalissimi. Comunque, noi siamo in questa fase, probabilmente si andrà comunque ad elezione la prossima primavera. Il Presidente Repetto finisce i 10 anni, finiamo questi 10 anni pur in forte ristrettezze economiche, pubblicando un ultimo importante libro, che è un volume su il palazzo della provincia, palazzo della prefettura, il palazzo di Antonio Doria, perché è stato fatto un ritrovamento di documenti di archivio molto importanti nell'archivio di Stato di Genova, degli inventari degli inizi del Settecento, che hanno permesso tutta una serie di storici dell'arte di ricostruire com'era arredato questo palazzo all'inizio del Settecento.
Perciò insomma a dicembre presenteremo questo libro e i 10 anni del Presidente Repetto si concluderanno lasciando alla città comunque un libro che, oltre a tutte le cose che sono state fatte in questi 10 anni, nonostante appunto le ristrettezze economiche, siamo riusciti a fare questa cosa e, come dice Adriano nelle memorie di Adriano da Daius Nar, le biblioteche sono come dei granai che bisogna tenere per i momenti di carestia. Ci siamo pienamente nel momento di carestia, perciò insomma a me piace pensare che questa pubblicazione di questo libro comunque ci tenga ancora legati alla storia della nostra città e alle bellezze della nostra città. Volevo appunto cominciare parlandovi di questo libro perché insomma sarete poi invitati tutti alla presentazione del volume agli inizi di dicembre. Ma a me è stato dato il compito di parlare un po' soprattutto di politica turistica. Sapete che la città di Genova, il nostro territorio, come dire, non ha mai avuto tradizionalmente, soprattutto la città di Genova, una grande tradizione turistica. L'avventura verso il turismo di Genova è iniziata nel 1992 con lo Colombiano, poi si è consolidata nel 2004 quando abbiamo avuto quella importante esperienza di Genova, capitale europea della cultura, e poi nel 2006 quando c'è stato l'importante riconoscimento da parte dell'UNESCO dei palazzi dei Rolli, cioè le strade nuove, la strada via Garibaldi, via Balbi, e comunque il sistema dei palazzi dei Rolli sono stati appunto riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. In questi anni, perciò in questi decenni, dal 92, la città è diventata, come dire, anche interessante sul mercato turistico. Ci sono stati tanti restauri, pensate al restauro di via Garibaldi, io non so se vi ricordate quando via Garibaldi, io me lo ricordo, ci passavano gli autobus, quando via San Lorenzo ci passavano gli autobus, ma quando passavano in via Garibaldi senza marciapiede era proprio una specie di camera di gas di scarico, e i palazzi avevano queste facciate scure. La pulizia, soltanto la pulizia delle facciate dei palazzi, il recupero a una viabilità pedonale di via Garibaldi, ma anche di San Lorenzo e di altre zone, hanno cambiato la faccia della città, hanno cambiato proprio la faccia della città, e perciò quelle cose che noi genovesi sapevamo che erano belle, non è che non lo sapessimo, ma erano un po' segrete, perché Genova è una città segreta, proprio come i genovesi, ecco, da quel momento c'è stata l'apertura a un mercato turistico e da lì si è cominciata a ragionare anche di politica turistica. I risultati sono che le presenze turistiche, nonostante la crisi economica che il nostro paese sta vivendo, sono comunque per la città di Genova in crescita. Pensate, ho guardato un po' i dati, in questi solo anni del nostro mandato amministrativo, dal 2007 al 2010, abbiamo come arrivi di turisti più un 19% in questi pochi anni, e come presenze, la presenza turistica è il periodo in cui stanno in un posto, il più il 12%. Certo, in questi anni abbiamo assistito a una tendenza a il soggiorno è sempre più breve perché le persone evidentemente possono spendere meno, però la città d'arte, Genova città d'arte, è la novità del mercato turistico italiano. Sono soprattutto gli stranieri che aumentano in questi pochi anni, mentre gli italiani sono aumentati dell'11%, gli stranieri sono aumentati del 31%. E in questi anni, dal 2007 al 2010, sono stati aperti nella città di Genova 7 nuovi hotel. Questi dati sono dati indubbiamente importanti. Questo ragionamento vale anche un po' per il territorio della provincia. Diciamo che in provincia noi abbiamo la grande
Costa del Tiguglio, Portofino, Santa Margherita, che avevano già una grande tradizione turistica, cioè la storia del turismo in quei luoghi è diversissima dalla città di Genova. Genova è stata scoperta recentemente, e Portofino, Santa Margherita è già nell'Ottocento, Rapallo. Ecco, il Tiguglio diciamo che non è in aumento, però mantiene i suoi dati, mantiene i suoi dati. E l'entroterra, la Val d'Aveto, tutta la zona dell'Antola, tutta la zona del Begua a Ponente, perché abbiamo anche un pezzetto di provincia a Ponente, tutto l'entroterra, anche lì, in questi ultimi anni, c'è la scoperta dell'entroterra. Perciò, insomma, gli enti hanno cominciato, la regione, il comune di Genova naturalmente e la provincia per quanto ci riguarda, hanno cominciato anche ad occuparsi di politica turistica. Ora, fare politica turistica è una cosa complicata. È una cosa complicata perché diciamo che tocca un po' tantissimi temi la politica turistica, da quelli più importanti, più strutturali. È evidente che un posto, se vuole essere una meta turistica, bisogna arrivarci facilmente, perché dunque ci sono dei problemi. E allora lì noi cominciamo ad essere in sofferenza, cominciamo ad avere delle autostrade che insomma da Milano la gente rimane in coda, oppure l'aeroporto che soltanto in questo ultimissimo anno ha cercato di risollevarsi, ma ci sono stati anni, negli anni passati, che davvero l'aeroporto di Genova era molto in crisi, mentre per esempio sta andando benissimo l'aeroporto di Pisa perché ha le linee low cost, o anche l'aeroporto di Nizza dall'altra parte. Perciò il turista che va alle Cinque Terre non arriva all'aeroporto di Genova, allora arriva all'aeroporto di Pisa. Perciò insomma, questi temi enormi, il rilancio dell'aeroporto, il turismo è questo, ma il turismo è anche la gradevolezza di un luogo, perché è ovvio, no? Una persona si trova bene in una città se trova la città accogliente, pulita, con i bar aperti, dove i prezzi non sono proprio altissimi. Perciò ci sono tutti questi aspetti, soprattutto la pulizia delle città. Ecco, questo è un altro elemento che il turista segna sempre quando gli si chiede: come ti è sembrata Genova? Come ti è sembrato quel posto lì? Lo si nota, ma noi stessi quando andiamo all'estero lo notiamo. Ma pensate anche a tutta l'accoglienza. In realtà il turista, quando arriva in una città, chi incontra per primo? Incontra un tassista, mediamente. Cioè non incontra l'ufficio di informazione turistica. Non incontra l'ufficio dell'istituzione che ti presenta la promozione del territorio, incontra il tassista. Cioè l'accoglienza, anche lì sull'accoglienza, come dire, forse perché abbiamo iniziato a ragionare su questi temi da pochi anni, certamente forse dobbiamo lavorare ancora un po', proprio perché siamo persone che, come diceva la signora a signoria, alle disegnesi, alle proprio le veia, indipendentemente da un censo, però è anche vero che siamo persone chiuse, persone che tendenzialmente siamo un pochettino chiuse di carattere. Poi l'amicizia di un genovese penso che sia, come dire, per sempre imparagonabile all'amicizia di chiunque, però certamente l'impatto è un impatto di un po' di chiusura, come la nostra città anche urbanisticamente è chiusa, no? Per andarla a scoprire, per andare a vedere le cose belle, bisogna andarle a cercare, bisogna scoprire, oppure avere una guida speciale che ti porta. Pensate un po', quando se si vuole andare a vedere la chiesa di San Cosme Damiano, uno legge su una guida, legge chiesa romanica di San Cosme Damiano, certo, vanno un po' a trovare la chiesa di San Cosme Damiano, hai da fare un percorso che te la porta a gustare anche di più. Ce li portiamo noi, ci sono sposata davvero, però uno
che viene da New York, un turista che viene da New York, che legge Chiesa Romana San Cosme e Damiano, puoi andarla a vedere, insomma non è così semplice, perché la città è costruita urbanisticamente in questo modo. Bisogna scoprire. Perciò insomma, anche da questo punto di vista, l'accoglienza non è certo l'accoglienza anche delle città italiane che sono più abituate a vedere turisti, no? Venezia, Roma, insomma, Firenze. Perciò il turismo tocca tutti questi aspetti. Il turismo tocca appunto gli aspetti delle grandi infrastrutture, delle grandi scelte, gronda autostradale, non gronda autostradale, aeroporto, temi del genere. Tocca però anche la quotidianità, cioè il rendere gradevole, il migliorare la qualità di un ambiente, la qualità della vita in una città o in un piccolo, o in un paese, per esempio, dell'entroterra. Tocca i temi dell'accoglienza, che vuol dire formazione per gli operatori, sia gli operatori che lavorano nei ristoranti, negli alberghi, ma anche i tassisti e tutte le categorie che vengono a contatto con il turista. E naturalmente tocca anche le attività di promozione, perché è evidente che se tu un prodotto turistico, il tuo territorio, non lo vai a promuovere, non lo promuovi attraverso tutta una serie di azioni, che adesso cercherò un po' di raccontarvi, è evidente che nessuno sa che esiste. Vi dico adesso, la città di Genova è ormai riconosciuta tra le città d'arte italiane, è riconosciuta nel mercato tra le città d'arte italiane, è anche l'unica città d'arte italiana ad avere dei dati in aumento come quelli che vi ho letto. Perché è un po' la novità, perché insomma Venezia, Firenze, Roma, certo, bellissima, straordinaria Roma, ma insomma la si conosce già. Genova è la scoperta. Comunque insomma, la politica turistica è importante da parte della provincia, ma forse addirittura ancora più importante da parte del comune di Genova, che poi ha a mano la promozione della città di Genova. Perché è importante? Perché il turismo è l'unica attività che non potrà mai essere delocalizzata. Cioè le fabbriche le prendono, le portano in Cina, dove la manodopera, dove l'operaio costa di meno, evidentemente. Il turismo è un'attività produttiva che non potrà mai essere spostata, nel senso che è lì, non ci può essere. Il turismo è un'industria dove la presenza dell'occupazione, il numero degli addetti è molto alto rispetto all'attività, no? Perché anche lì non è che in tanti rami dell'industria l'informatizzazione, le nuove modi di gestire hanno ridotto il personale. È evidente che in tutto il settore turistico, negli alberghi, nei ristoranti, le persone ci devono essere. E il turismo, chi fa politica turistica, chi va a vendere soggiorni, cosa vende? Vende delle emozioni, vende delle esperienze sostanzialmente. Perciò quelle emozioni e quelle esperienze tu le puoi vivere in quel posto e non da un'altra parte. I dati in Liguria sono abbastanza importanti. Al turismo si attribuisce il 10% del PIL della regione Liguria e il 10% degli occupati. Ce lo diciamo tante volte, il nostro paese dovrebbe investire di più in questi aspetti, dovrebbe investire di più nei beni culturali, per esempio. Anche adesso si vede proprio l'abbandono, no, di quelli che sono i beni culturali del nostro paese. Invece dovrebbe essere il nostro oro, il nostro giacimento petrolifero. Ci si chiede perché non abbiamo investito maggiormente e non investiamo maggiormente in queste cose. Gli Stati Uniti hanno metà dei siti dell'UNESCO che ha l'Italia, Il ritorno economico che hanno gli Stati Uniti dalle visite ai siti dell'UNESCO è 7 volte quello che ha l'Italia. Perciò questa è la proporzione, nel senso che paesi
che, come dire, vai a Filadelfia, la casa più antica del 1600, te la fanno vedere come una cosa straordinaria, no? Noi abbiamo la cattedrale di San Lorenzo degli inizi del XII secolo in tutto il suo splendore. Ecco, là, dico gli Stati Uniti, ma tanti altri paesi, che la Francia, per esempio, ha fatto una grande politica turistica, infatti è il primo paese di incarni turistico, come date gli incarni turistico. Noi non abbiamo mai nel nostro paese, come dire, investito seriamente in questo settore, che oggi è tanto più importante quanto, mentre c'è questa globalizzazione mondiale, perciò appunto tu prendi la tua fabbrichetta di tessili di telai del Bergamasco e in 448 la trasferisci in Cina perché lì ti costa un terzo della sulla manodopera. Ecco, questa operazione che si può fare quasi su tutto ormai, poi con l'informatizzazione, figuriamoci, ecco, l'unico settore che non è spostabile e che è solo lì perché il mercato turistico vende emozioni. E questo credo che sia il dato fondamentale. Poi il turismo sta cambiando, non si va più soltanto in un luogo per visitare quel luogo. Ormai il turista vuole avere delle esperienze o andare a visitare delle cose particolari. Per esempio, è molto in aumento il turismo della gastronomia. Sembra una cosa strana, ma tocca anche il nostro territorio, tocca anche la nostra regione, tocca l'entroterra nostro. Soprattutto il mercato americano, il mercato statunitense viene per scoprire le qualità gastronomiche, per fare l'esperienza, per vedere l'olio, per vedere queste cose. È molto in ascesa il turismo verde. Noi abbiamo questi straordinari parchi, appunto l'abbiamo già nominati, il parco dell'Avito, il parco dell'Antola, il parco del Begua, il parco di Portofino con l'area marina protetta, perché sapete, no, che c'è il parco del Monte di Portofino, poi c'è il parco nazionale che tutela i fondali. Nei fondali del mare di Portofino c'è la meta più importante, una delle mete più importanti del mondo e la meta più importante del Mediterraneo, perché ci sono questi strapiombi di corallo rosso, di corallo rosa, e per chi va sott'acqua, chi fa diving, è una meta straordinaria. Perciò questo turismo legato alla natura, legato al verde, legato alla appunto al calmare, è in aumento in tutto il territorio, soprattutto nell'entroterra stanno nascendo tantissime centri di ricettività, ma non alberghi. Nascono i bed and breakfast, nascono l'agriturismo, cioè nascono delle piccole entità. Una famiglia, soprattutto i giovani, si lanciano in questo, si hanno due camere attrezzate e diventa un bed and breakfast, e è molto molto in ascesa questo fenomeno, perché anche lì il nostro entroterra è tutto da scoprire e chi lo va a vedere veramente rimane molto molto colpito. Perciò il nostro turismo, le caratteristiche del nostro turismo sono appunto queste. Da un lato Genova città d'arte, che ormai ha un suo mercato e i dati lo dicono, aumenta sempre, ogni anno aumenta presenze, ma c'è ancora da lavorare, perché io credo che Genova, mentre la Genova dei Palazzi dei Rolli, la Genova del Rinascimento e del Seicento, ormai è una meta, cioè la gente viene per vedere i Palazzi dei Rolli, il riconoscimento dall'UNESCO ci ha dato una grossissima mano, ma per esempio la Genova medievale, sarà che appunto è la mia passione, la Genova medievale non è poi così ancora conosciuta. Io credo che lì una buona azione promozionale porterebbe un ulteriore aumento, un ulteriore posizionamento di Genova sul mercato. Perciò abbiamo Genova da un lato,
la costa, soprattutto del Tigullio, dall'alto con la sua tradizione secolare, e questo entroterra che attraverso appunto queste nuove forme di turismo, perché appunto il turismo cambia, spesso il turista vuole fare esperienze, vuole fare la passeggiata, vuole andare in bicicletta, l'entroterra si sta avviando anch'essa verso un ragionamento di questo tipo. Se pensiamo soltanto 15 anni fa, il nostro entroterra che cos'era? La Val Trebbia che cos'era? Erano completamente spopolate. Adesso tu vai, come dire, 15 giorni fa è stato inaugurato all'Antola un nuovo osservatorio astronomico straordinario. La regione ha fatto un grandissimo investimento, è stato collocato lì perché è uno dei pochi punti d'Italia dove non c'è luce, perciò dove di notte tu hai il buio totale. È stato fatto con la consulenza di scienziati importanti, perciò anche dal punto di vista della tecnologia è evolutissimo. Ed è veramente una cosa straordinaria, ed è lì proprio sull'Antola, nel comune di Fascia. Ma prima, 20 anni fa, che cos'era il comune di Fascia? Era davvero ben poca cosa? Ecco, adesso tra la recettività che nasce, queste cose che, come dire, vengono organizzate, un'altra meta importante del nostro entroterra, non so se l'avete mai vista, la miniera di Gambatesa. In Val Graveglia c'è questa miniera di manganese che è stata sostanzialmente attiva fino adesso, nel senso che c'erano ancora 2 o 3 operai anziani che qualche giorno della settimana facevano un po' di estrazione e gli altri giorni si dedicano alle attività didattiche, cioè ci vanno i bambini. E tu entri con questo trenino nella miniera ed è una, come dire, esperienza straordinaria, vicinissima, perché voglio dire Val d'Aveto, cioè la Chiavari qui su, non è lontana. Io una volta sono andata nella miniera con il trenino e su questo trenino c'era una classe di bambini dell'asilo con i loro elmettini gialli, che operavano, facevano caso, il trenino è entrato e poco, insomma, uno rimane un pochettino. Come siamo entrati? Perché poi cambia proprio il senso dell'aria, no? Gli odori cambiano. Questi bambini sono ammutoliti, ma poi li ho un po' seguiti. Questo era, per loro era un viaggio al centro della terra, era un vero e proprio viaggio al centro della terra. Miniera di Gambatesa, è sopra Chiavari. Altro investimento importante che ha fatto in questi anni la regione è il recupero degli impianti sciistici di Santo Stefano d'Aveto, che quando ero giovane io funzionavano, nel senso che noi da Genova partivamo, andavamo a sciare a Santo Stefano d'Aveto, poi sono stati abbandonati e adesso sono stati recuperati, perciò anche lì abbiamo 2 impianti sciistici in Liguria, Monesi e Santo Stefano d'Aveto. Così come dall'altra parte a Ponente, non so se lo sapete, ma hanno riaperto dopo tantissimo tempo le terme dell'Acqua Santa. Le terme dell'Acqua Santa, l'Acqua Santa, questo straordinario santuario del Settecento, con lo stabilimento termale ottocentesco che aveva avuto una fioritura notevole nell'Ottocento, hanno aperto da un anno a questa parte, adesso a dicembre apre tutta la parte del benessere, cioè non, ormai le terme non sono più soltanto un luogo, diciamo, per andare a fare le inalazioni, no? Sono anche molto di moda, si va anche per, come dire, fare i massaggi, il bagno in piscina. Hanno costruito una piscina metà chiusa, metà all'aperto, e perciò apre anche il benessere, perciò sono state recuperate anche le terme dell'Acqua Santa. Perciò insomma il nostro entroterra comincia ad avere tanti spunti. Certo che ha una viabilità problematica, come è logico, le nostre valli sono tutte uguali, no? Le nostre valli, a parte la Valfontana Buona, però le altre, no? Sono, la viabilità perciò è un pochettino complicata, è un turismo particolare, non ci potrai mai portare le folle,
A parte che le folle, come dire, il turismo proprio d'impatto di numeri stanno distruggendo Venezia, perché insomma dobbiamo anche dirlo che l'hanno distrutta e continuano a distruggerla. Difatti, ora non so se a me si parla addirittura di una tassa di ingresso in qualche modo. Il nostro è un entroterra che regge un turismo slow, si dice, no? Un andamento lento, un arrivo lento, una scoperta del territorio in questo modo. Se parlo troppo, fermatemi, poi magari fate domande. Domanda. Certo. Parlando della Fontana Buona, sì. Cioè, non so se era un laboratorio o se era solo una famiglia di artigiani che facevano degli lutti. È l'ossica. Ci sono sempre. Allora, c'è la famiglia De Martini all'Orsica e c'è la famiglia Cordani a Zoagli. Sono queste le due produzioni. Damaschi, topelluti. Tutte e due fanno. Fanno damaschi, velluti, adesso fanno anche cose di lana, sempre straordinarie. Ecco, a proposito di questo, adesso salto un po', ma la provincia, sempre in questa azione, diciamo, di promozione del territorio, in questi anni, ha molto curato quella che noi chiamiamo la rete degli expo provinciali. Cosa sono questi expo? Sono delle sorti di mostre mercato, mi veniva in mente perché naturalmente i tesseri ci sono, mostre mercato dei nostri prodotti sia di gastronomia che di artigianato, che stanno avendo un grandissimo successo. C'è l'Expo Fontana Buona a Calvary, che la organizziamo sempre alla fine di agosto. Poi c'è l'Expo a Casella per la Valle Scrivia. Da due anni ce n'è una in Val Trebbia, a Locco di Rovegno, che è piccolina, ma è in un posto straordinario perché è in un bosco, un ruscello, e c'è quest'Expo a Locco di Rovegno, dove fece il maestro Caproni. E poi abbiamo un Expo in Val Polcevera, e adesso, lo scorso fine settimana, il prossimo, è aperta l'Expo a Rossiglione, a cui facevi riferimento quando hai letto, l'Expo di Rossiglione per la Valle Stura. Domenica prossima c'è il treno d'epoca, cioè da Genova parte per Rossiglione questo treno d'epoca del Museo dei Treni d'Epoca di La Spezia, e ci saranno anche delle signore della Prologo di Rossiglione vestiti in abiti ottocenteschi che si sono cuciti loro, facendo anche una ricerca per fare un po' accoglienza, e questo treno d'epoca arriva a Rossiglione, è molto bello. Ecco, questi expo servono per valorizzare e portare, come dire, sono una vetrina che presentano quello che è la nostra produzione di gastronomia e la nostra produzione artigianale, che trova nei tessili di Zoagli e di Lossica delle straordinarie eccellenze, veramente delle straordinarie eccellenze. Esportano negli Stati Uniti, proprio perché siamo a dei livelli superlativi. Tra l'altro, tutte e due le famiglie hanno dei giovani che proseguono, e questo è importantissimo perché hanno dei giovani che proseguono. Sì, dicevo, perciò questa ricchezza perciò del nostro territorio che abbiamo visto, no? In 10 minuti abbiamo toccato Genova città d'arte, la natura, la Val d'Aveto, la neve, il corallo, tutto. Questo è un altro dato importante del nostro territorio: nel giro di poco tempo tu passi dalla costa a un entroterra completamente diverso, e questo è un elemento di interesse che soprattutto per i turisti stranieri, che naturalmente chi viene dagli Stati Uniti, chi viene dall'estero, dalla Germania, dalla Svizzera, della Germania, poi 2 ore di macchina sono nulla una volta che si è fatti un grande viaggio così, è tutto molto vicino per loro. Perciò questa offerta così diversificata, costa, diving, entroterra con queste caratteristiche, insomma è una offerta interessante. Cosa abbiamo fatto noi per promuovere tutto questo? Perché poi bisogna promuoverlo, bisogna portarlo ai possibili
ai possibili clienti. Allora, noi quando abbiamo iniziato nel 2007 in realtà non avevamo una produzione, diciamo, di materiale. Vi ho portato qualcosa per farvi vedere così. Perciò noi abbiamo cominciato a produrre dei materiali cartacei. Naturalmente, parallelamente, oggi non se ne può fare a meno, abbiamo avviato un sito turistico della provincia di Genova che ha gli stessi colori, è riconoscibile con queste. La frase, diciamo, che ci ha, come dire, abbiamo scelto come frase che caratterizza il nostro territorio è scaglie di mare, profumi di bosco. È una frase un po' montagliana, passatemi il termine. Allora, abbiamo come primo materiale di base edito, che è questo cofanetto, poi questo materiale lo trovate, poi vi dico dove potete trovarlo, questo cofanetto che si presenta anche bene, ci sono quattro guidine che presentano il territorio. Noi l'abbiamo visto come fosse un ventaglio e l'abbiamo diviso in quattro sezioni per collegare proprio costa ed entroterra. Il ponente, il Tigurio occidentale, il Tigurio orientale, il ponente e il genovesato. E abbiamo in questo cofanetto c'è anche la carta turistica di base della provincia. Quando avevo iniziato nel 2007 non esisteva una carta turistica della provincia di Genova. Bisognava farla, non era possibile. Ecco, tutti questi materiali sono naturalmente anche sul sito, il nostro sito, che si presenta allo stesso modo. Questo è il materiale di base. Poi abbiamo cominciato a lavorare su prodotti specifici. Prodotti specifici che sono, per esempio, poi magari li apriamo, che sono il prodotto del diving. Perché ovviamente abbiamo individuato prima di tutto i prodotti più spedibili, più proprio che si possono più presentare. E abbiamo fatto insieme all'associazione di diving, naturalmente, questa che è una carta tematica dei fondali e delle escursioni subacquee che si possono fare. Naturalmente fa la parte del Leone e Portofino, ma c'è per esempio anche l'Aven di Arenzano. Ad Arenzano, vicino all'Aven, c'è una palestra subacquea. A Sesto Levante c'è qualche relitto che i diving frequentano. Naturalmente questa è una carta tematica, così ha un senso certamente, ma è accompagnata da tutta una serie di azioni promozionali, e queste azioni sono il portare questo prodotto alle fiere specializzate, cioè laddove tu trovi i clienti giusti per questo prodotto. Per esempio c'è una fiera specializzata di mondo subacqueo ad Ussakov tutti gli anni, dove andiamo e portiamo la nostra offerta. Invitare dei giornalisti specializzati qui, dei paesi dove si pensa che ci possa essere appunto un mercato interessante. Li inviti, li ospiti, li fai fare un giro. Addirittura per il diving sono venuti naturalmente giornalisti subacquei, chiaramente, e perciò li abbiamo portati anche sott'acqua. Naturalmente insieme agli operatori, cioè insieme ai proprietari di alberghi e di agenzie di viaggi, costruiamo anche dei pacchetti da vendere, ovviamente, perché poi ci vuole l'offerta commerciale. Ecco, questo è un altro dato interessante della politica turistica, che è un tema, è una materia dove la presenza dell'ente pubblico può arrivare fino a un certo punto, poi ci vuole la presenza dell'imprenditoria privata. La cosa che bisogna traguardare sempre è che tra le azioni dell'ente pubblico e le scelte dell'imprenditoria privata ci deve essere coordinamento, perché è inutile che io faccia una promozione su un qualche cosa, su un prodotto che non ha mercato, che non interessa gli albergatori e gli operatori del mio territorio. Perciò io questo come metodo mio, no? Sempre il confronto con quelle che sono le realtà private, che poi sono loro che fanno l'offerta delle camere, sono loro che poi devono marciare e davvero vendere il soggiorno. E perciò, insomma, ognuna di queste azioni promozionali
che abbiamo fatto, perché questo materiale è materiale generale, no? Presenta il territorio in termini generali. Questo è già qualcosa di specifico, lo abbiamo fatto sempre in coordinamento con la realtà privata. Abbiamo fatto Darwin, abbiamo fatto una carta tematica storica, i percorsi della resistenza, questo ha un mercato più italiano, ma ha un giro, scolaresche che si muovono, associazionismo che si muove, che viene da altre regioni. Poi abbiamo fatto le carte della sentieristica, questa è l'ultima che abbiamo prodotto, le carte dei sentieri, del trekking, dicevamo prima è un settore che in Liguria copre il turismo trekking, il turismo legato appunto all'escursionismo copre il 15% del totale, perciò è una presenza forte. Poi avevamo fatto all'inizio, un po' diverso perché abbiamo iniziato con questa, poi insomma ci siamo attestate su una linea grafica unica, una carta di percorsi che si chiama Nobiltà e Splendore, cioè sono i percorsi a quello che è rimasto delle grandi famiglie genovesi fuori da Genova. E anche lì si apre un mondo, si apre veramente un mondo inaspettato. Si apre un mondo inaspettato perché le famiglie genovesi, Dore, Rispino e Fischi, siamo abituati a vederli, a frequentarli a Genova. In realtà tutti avevano le loro residenze nei ferri, nei castelli. E anche questo, appunto, questa è Nobiltà e Splendore, è proprio questo. E poi, questo lo devo ancora presentare, perciò proprio l'ultima, è il turismo religioso, i luoghi del sacro. Il turismo religioso sta aumentando in Italia di percentuali a due cifre, ha uno sviluppo notevolissimo il turismo religioso. Per la nostra provincia non c'era una cosa del genere, ma nessuna di queste l'abbiamo fatto, è proprio nuova, quando la presenteremo poi cominceremo la promozione con l'associazionismo cattolico, con le parrocchie, l'abbiamo fatto in collaborazione con l'Ufficio Diocesano d'Arte Sacra, perché insomma tutte le volte che tocchiamo un settore è evidente che ci si deve rapportare anche con coloro che più conoscono il settore. Poi abbiamo fatto delle guidine piccolissime che sono queste, per rispondere proprio al collegamento costa entroterra. Questa piccola brochure la regaliamo agli ospiti degli alberghi della costa, se la trovano sul comodino e della camera. E cosa dice questa piccola brochure? Tu sei a Renzano o sei a Santa Margherita? Guarda che se vuoi andare a fare un giro, hai mezza giornata di tempo alle spalle di Arezzano, puoi andare a fare questo giro. Hai una giornata di tempo, puoi fare questo. E anche questi sono divisi, ponente le date, proprio perché a volte, ci dicevano gli albergatori, anche d'estate, c'è la giornata, gli albergatori di Rappallo per esempio, c'è la giornata che... nella quale il turista non ha più voglia di andare al mare, che ha voglia di andare a fare qualcos'altro, di andare a vedere qualcos'altro. E si diceva sempre, ma non c'è niente, mi dicevano gli albergatori, io dicevo, ma non è vero che non c'è niente alle spalle, ce le avete le cose, perché c'è la Val d'Avito, c'è la miniera di Gambatese. E allora abbiamo fatto questa che è piaciuta molto agli albergatori, che dà questa risposta, appunto. Hai 3 o 4 ore, hai mezza giornata, hai una giornata intera, con la macchina ti vai a fare il giro, una cosa rapidissima. Poi naturalmente facciamo anche delle cose più specifiche, per esempio a tutti i Natali di questi anni abbiamo fatto una promozione dei presepi del territorio della provincia. Questa naturalmente era una promozione più indirizzata agli abitanti del centro di Genova, ai genovesi, per portarli a scoprire anche qui l'entroterra. Però è qualcosa che ci ha dato molta soddisfazione perché, come dire, spesso dietro alla costruzione di questi presepi c'è il mondo dell'associazionismo dei piccoli comuni, che è straordinario come sempre il mondo dell'associazionismo. Ora io non vorrei parlare troppo, perciò se volete magari ci fermiamo un minuto, mi fate qualche domanda. Io ho buttato lì un po' di cose, ecco. Va bene?
Bene, mi ringrazio l'assessore Dagnino per questa sua relazione. Se c'è qualche domanda da parte vostra, in intanto dico una cosa. Accompagna a fa parte di una delle associazioni fondatrici della Consulta Ligure. La Consulta Ligure l'ha promosso proprio in questo momento, chi la mia avanti per qualche anno, il censimento dei monumenti minori, che non sono quindi quelle grandi città come Zena. Zena è quasi che tu conosci, quindi le grandi Sanna, Savona, le quasi che tu conosci. Invece che le cose, specie nell'entroterra, che non si sa che. Allora chi fa un censimento, viene aperto questo in accordo con la soprintendenza, ne hanno detto una carta da cui fa questo rilevamento, che poi è una cosa semplice, uno dice ulele, faccio una fotografia e questo va già bene, perché tante volte non si sa. E questo che è grande interesse anche dal punto di vista turistico, ora non so se come assessorato siete stati contattati, perché chi ha organizzato questa cosa, chi è il grande promotore è il Bazzaro, quello presidente della Consulta Ligure, e quindi lavora in collaborazione sempre con Berlangere, il tuo omologo regionale, e poi con la soprintendenza che l'ha detto questo grande aggiunto, tanto per dire, hanno detto tutte le carte topografiche della regione Liguria, che tanto per dire costa 5.000 euro, l'hanno date per questo lavoro, ce l'hanno, è stato un contributo della regione. E questo è interessante, è una ricaduta turistica interessantissima, perché ti dici, mia, che è quella cosa là che ti puoi andare a vedere magari facendo anche un po' di strada. Neanche l'ultimo numero del nostro bollettino, o non mi ricordo se l'ho sciolto io, quello che deve sciolti, parliamo dell'assusto, è già uscito questo qua, non deve uscire questo numero qui, dell'assusto, che è veramente un posto di sosta, assusto, perché di sosta, che cos'è di Duvolè, no? Piero? Per una braccia, sì, quello l'ha scritto un bordo questa. E tu prima più senti. Sì, esatto. E questa è interessantissima, è questa specie di capanna che tra l'altro si tiene su, quindi con questa architettura della chiave di volta, ma veramente catene su tutto. È una cosa incredibile. La gente non lo sa, so, andava a dritto e serviva quando andava in giro, se c'era qualcosa, magari veniva per tutti i tempi, c'avevi lì, e questo era assusto, era proprio un posto dove potevi trovare riparo. E è una cosa che purieva sa essere una di quelle da segnalare, e ce ne sono ricchissime nell'entraterra. Mi credo che questa opera, quella fredda, con tutto questo materiale cartaceo, quindi questa disponibilità, poi ti devi dire dove la troviamo, che te l'hai promesso. E questo materiale e tutte queste iniziative, perché poi il volontariato, come dico sempre, gewöhn franco, perché bisogna metterlo in moto, in movimento, però quando si muove veramente, perché si fanno le cose con passione, come fanno gli altri che accompagna e come fa tante altre associazioni, perché poi anche penso quelli che vanno a camminare, che chiediamo anche di soci nostri che vanno a camminare, vanno in giro, teniamo netti sente eccetera, come dicevo Piero Biggio prima, o di volete quello che ti tieni netti sente, che ti metti in giro e ti marchi, anche il nostro amico Podestà, fanno questa cosa chi ha fatto con una grande passione, per quel, che va bene, guarda che dà un piccolo rimborso, che dà lì attrezzi, perché tante volte che mi tagliate. Tante volte che mi tagliate, quindi teniamo presente, va bene. E questo è interessante, mi ha fatto piacere dirlo, perché la mia formazione è che tenendo presente la provincia può contattare e contattarci. La carta è predisposta ormai informaticamente, quindi, dalla prima che abbiamo fatto, perciò basta cambiare diciamo i simboli ed è fatta di fatto, anche come spesa, non è una cosa. Perciò potrebbe essere anche una collaborazione. Questa. Vi dico dove vi trovate queste cose, che sono appunto tra l'altro gratuite. La provincia ha aperto al Porto Antico, alla Palazzina Santa Maria, una specie di quella che noi chiamiamo l'ambasciata del territorio provinciale a Genova. È al Porto Antico, dietro la libreria. Dietro la libreria. Una specie di info center. Che però non è proprio solo un punto informativo, è
la vetrina della, del territorio a Genova, perché c'è tutto questo materiale cartaceo, c'è ovviamente le postazioni informatiche, perché ormai ci sono dappertutto, c'è una cabina con un giochino in 3D che fa vedere i fondali della provincia, perché quello era un problema farli vedere. Poi c'è tutta un'altra stanza con una vetrina con tutto l'artigianato. Ci sono dei video sui vari, sul vari territori. E l'ultima cosa che abbiamo comprato, abbiamo preso si chiama multitouch. Sapete, sono quelle cose che fanno vedere alla televisione quando a volte fanno la rassegna stampa, per intenderci. Allora, e poi ci sono gli oggetti, c'è, per dire, la bottiglia d'olio, si poggia la bottiglia d'olio e partono i filmati dove ti spiegano che cos'è, poi adesso i ristoranti hanno messo delle ricette per l'artigianato e la gastronomia, perché non era semplice spiegare la gastronomia, non potevi mica lasciare lì la roba. Perciò, non so, c'è il pezzo di focaccia col formaggio fatta in pasta di sale meravigliosa che sembra vera, la appoggi sopra e ti spiegano che cos'è la focaccia col formaggio. Perciò, insomma, sono due stanzette dove tutto quello che è la cultura del nostro territorio è condensata, e lì trovate questo materiale, ve lo potete andare a vedere. Come? L'abbiamo inaugurato all'estate, sto un anno. No. Sì, sì, sì. E lì? E lì sull'angolo dietro la libreria. Mi fa piacere che me lo dica questo, perché. Bene. C'è già stato. Cioè, parla lei per la lingua ci sciolta da me. Perché lei non ce l'ha. No, io anche la stasina la ferro di fioretto la ferro. No, abbiamo delle strade antiche nel centro, nella Genova antica. Grazie. E dove una volta erano tutte vitelle, che se riconoscevano. O i turisti che vengono a Genova, mi capisco questo. Però io mi dico, scusi, una volta tra una farmacia e l'altra, una tabaccheria e l'altra, i negozi specifici ci doveva essere. Non è nemmeno la questione se sia in cinese o se sia no, la questione è il decoro. Io mi chiedo come mai una volta c'era un ufficio dell'estetica cittadina, il centro storico non dovrebbe avere anche un po' qualcuno che si occupasse delle insegne, per esempio. Un tempo si impazziva per mettere un'insegna come volevano loro. Ora ci sono delle vetrine che fanno schifo. Nel giro di San Lorenzo a San Luca ci saranno 20 cinesi con della roba in vetrina. Allora, cos'è questa cosa che si fa nel centro? Nella parte più bella, non è possibile. Scusate, bisogna, no, perché bisogna che tutti sentano, perché se parliamo così gli altri sentiamo, no, e gli altri non sentono. Vieni, se ti devi dire anche qualcosa, di no, 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 ma dico, perlomeno, non dico di togliere, ma perlomeno che ci fosse una licenza un pochino più ridotta a questa gente, che non dovesse tenere dalle forbici al tutù per i bambini. Ecco, io dico così, signora, è davanti alla macchina, ti parli? Scusa, no, perlomeno. Va bene, basta, non ti conservo. Però è un problema, io penso che sia già un problema dove la competenza credo che sia comunale. Comunale, però la provincia certo non è che non si parla, quindi vuoi dire qualcosa? Tempo fa avevo proposto all'agenzia di viaggi Pelle di fare regolarmente dei giri nell'entroterra genovese, perché dobbiamo conoscere anche noi di Genova come l'entroterra. Una volta c'era un signore della provincia che organizzava delle gite a piedi così in giro. Era questo punto per scoprire ad esempio il paese Barbagelata. Per esempio, allora l'osservatorio nuovo,
come ci si arriva? Perché ci vuole l'elicottero per arrivare lassù, perché io ho provato a andarci ma non ci arrivo, insomma. Poi un discorso, una cartina sui forti. I forti, che sono una bellissima camminata da fare da Forte Ratti a qui al porto, alla, cos'è, come si chiama quella? Funizioniere, cos'è, non so. Insomma, tutta una cartina di forti con la relativa storia, anche come percorsi proprio per donarli. Poi lei non ha menzionato il trenino di Casella. Il trenino di Casella passa delle vallate stupende. Prego. Non ne ho menzionato per così, diciamo che ho fatto qualche esempio. Ah, no, va bene. E poi io ho tre parchi, i parchi che lei ha menzionato. Io curerei un pochino di più il nostro parco cittadino. Perché guardi, è anche volontari andare lì a pulire un po' le sterpaglie e tutte queste cose qui, e la roba vecchia che si butta dentro, mezzo agli alberi, e il parco è bellissimo, ma il parco nostro peraltro, il nostro qui cittadino. No, no, tanto che io sono anni che faccio con le ricchette, che faccio un sacco di e poi un'altra cosa, l'accoglienza cittadina, questi bagni che sono qui sotto il Carlo Felice, non si potrebbero riorganizzare per dare anche del lavoro alle gente? Perché sono qui in centro città, uno non sa dove andare, non può venire sempre al locale. Se siamo tornati per rispondere, se non lo sa sempre, se la gente presente, giustamente. Io volevo dire questo, no? Parliamo tanto di decoro della città. Parliamo proprio di decoro della città, no? E c'è questo fatto. Sì. Proprio qua, di fronte al Palazzo Ducale, ci sono cartoni di vino, bottiglie, gente sdraiata. Nessuno dice niente, questa è la vetrina. No, è la vetrina qua, ma qua sono mesi. Io ho segnalato anche al vice urbani di Palazzo Garibaldi, proprio assolutamente nulla. E ho visto passare il turismo che non è in imbarazzo, cioè non è realtà. Grazie. E a qualcosa sul giornale va anche le peggio questa cosa, anche che sia dopo una denuncia alle stamattina. Va bene, sentiamo l'assessore. Ma sì, cioè, è vero, è che una città grande ha questi problemi, con le centri, ha questi problemi. I comuni più piccoli riescono a controllarle molto meglio queste cose, molto molto meglio. Indubbiamente poi le risorse sono sempre meno, i grandi parchi anche, pensate ai parchi storici, Villa Palavicini a Pegni, Villa Duchessa di Galliera, siamo una città che ce l'ha proprio in città i parchi, però le risorse sono poche e davvero. Sì, ma ci sono, solo che. Che tutto questo disagio, ma che da dire, vale per tutti e per nessuno, che è anche un menefreghismo di snesci. Questo è un impero, perché se che ti vedi in mano, i figli, che scritto, non buttare i figli, lasciamo lì. Se ti dici qualcosa ti mangia, c'è il menefreghismo. Manca il cantone che mettono a fare un mestiere che devono fare, tu a fare da che vadano in giro a dare con Palazzo Ducale, chi? Palazzo Ducale, un paio massuero di una volta. Non ti capisco. Va bene, lasciamo perdere. Va bene. Mi va bene che l'assessore Danini, assessore provinciale, perché in realtà tutte queste cose che sono di competenza del comune e quindi scapperò a sera. Va bene, io vi ringrazio tutti voi.